Nella sfida tutta bianco-verde la spunta a sorpresa il Castelfidardo che spugna per 3-1 il De Marsi al termine di 90 minuti che hanno regalato diverse emozioni ma che hanno anche visto un Avezzano che le ha davvero tentate tutte ma solo nella ripresa per conquistare almeno un pareggio nonostante una prova un po' sottotono rispetto alle precedenti esibizioni. Rinviato così l'avvicinamento alla zona playoff con il pensiero ora rivolto alla gara di domenica prossima a Fermo. I marsicani senza lo squalificato di Genova si vedono già al settimo con un tiro centrale di Puglia. Due minuti dopo tocca Censori ma anche in questo caso la conclusione non crea grossi problemi a Chiodini. Al primo affondo gli ospiti vanno in gol al 12° con l'ex pescarese Massimo Ganci che mette alle spalle di Davino. Gara subito in salita per i ragazzi di Lucarelli che si rivedono al 18° con una conclusione dall'interno dell'area di rigore di Indaie che però alza troppo la mira. I marchigiani non stanno a guardare e riescono spesso a proporsi nella metà campo avezzanese trovando così il raddoppio al 24° ancora con Massimo Ganci questa volta sul rigore per un tocco con la mano in area marsicana di Tabacco. L'opportunità di riaprire la partita capita sui piedi di De Sanctis che trova però la splendida risposta di Chiodini che poi al 33° non può nulla sulla mezza rovesciata di Puglia con la palla che si insacca all'angolo sinistro. La gioia biancoverde dura poco perché al 40° Liberati segna un gol dall'interno dell'area di rigore avezzanese mettendo ancora una volta la palla alle spalle di Davino. Di nuovo tutto da rifare per i padroni di casa che al 42° si rendono pericolosi con Bisegna su punizione e con la deviazione in angolo del portiere ospite. Bisegna ci riprova anche allo scadere con una conclusione a fil di palo con Chiodini però sulla traiettoria. Il secondo tempo si apre al quarto con l'ennesimo tentativo di Bisegna che trova ancora una volta la risposta dell'estremo ospite che poi para al 17° una conclusione angolata di Censori. Un attimo dopo Lucarelli tenta il tutto per tutto mandando in campo Bittaie e Pollino per Puglia e De Santis e al 25° i marsicani chiedono un rigore per un atterramento di Bittaie che l'arbitro giudica però fuori area. Si incarica della battuta Bisegna che lascia poi a Censori che chiama ad un'altra parata di rilievo il portiere ospite. Il finale vede ancora l'Avezzano vicino al 3-2 con gli ospiti che si salvano in maniera rocambolesca sulla linea con Chiodini e compagni che riescono così in qualche modo a sventare l'ultima minaccia locale. E al 91° il presidente Paris non le manda a dire alla squadra dando i classici 7 giorni al tecnico Lucarelli. Presidente Paris, sconfitta in casa con il Castelfidardo, prima stava parlando con alcuni colleghi e ha usato parole pesanti nei confronti della squadra, perché? Beh, nella squadra e del tecnico, no? Dello staff tecnico in generale, perché fino a qualche mese fa parlavo di squadra che gioca il miglior calcio del girone, oggi posso dire che mi sbagliavo, almeno oggi se faccio la summa totale di quello che è stato e di quello che ho visto in queste ultime prove, quella con l'Agnonese e quella oggi contro il Castelfidardo. L'ho detto, se il mister sbaglia la prossima partita per me è esonerato. Ci saranno quindi in attesa della prossima partita dei provvedimenti nei confronti della squadra? Beh, io considero che non entrerò più nello spogliatoio, non ho neanche più intenzione di parlare con il gruppo, quindi è una scelta loro, vogliono vedere se salvano almeno la faccia. Bolzan, al Castelfidardo è bastato un tempo per espugnare il De Marsi, avete giocato una prima parte di gara eccellente, poi nella ripresa avete sofferto, Chiodini è stato il migliore in campo e siete riusciti a portare a casa 3 punti pesanti. Venivamo da un periodo secondo me allucinante che non riuscivamo a portare punti facendo delle partite bellissime tipo San Nicolò per 70 minuti, tipo San Benedetto per tutto l'arco della partita, quindi i conti non tornavano, quindi ci ho ragionato su, anche se non mi piace il mio modo di intendere il calcio è ben un altro, però in questo momento avevo bisogno di raschiare dentro di uno dei miei ragazzi e farli vedere che a volte soffrendo, a volte rinunciando a qualcosa di bello, magari ottieni delle cose importanti. Oggi i ragazzi hanno fatto molto bene, secondo me non dico un primo tempo, è bastato tutta la partita per vincere con l'Avezzano, perché se non stai tutta la partita concentrato tutta la partita sul pezzo, ad Avezzano non porti via niente.